Salve gente da RestRake89 e benvenuti in questa settima puntata della serie Red in Old. Allora ragazzuoli, ho finito di seminare tutti i campi, vi mostro un attimo qui sul PDA. Zoomiamo che piccolina la mappa. Allora, abbiamo seminato colza l'1 all'11 che forse abbiamo seminato anche in puntata, se non sbaglio. Poi mais al 14 al 5. Ho seminato poi frumento al campo 4 e 15 e un po' di girasoli giusto per riempire il buchino qua a fianco alle patate al campo sempre 4. Ho mandato avanti il tempo per far crescere le colture e è arrivata una grande richiesta per orzo al Lagerhaus Grain. Quindi ragazzuoli, visto che ne abbiamo parecchio, ovvero 60 e qualcosa mila, adesso se voi vedete di 20.000 perché ho già riempito i due carri. Direi di vendere solo questi due carri e poi basta. Però prima di tutto, prima di andare in paese, non possiamo andare in paese, ho buttato giù anche il barbecue, possiamo andare in paese con i mezzi zozzissimi così, allora meglio dargli una bella lavata, così facciamo anche bella figura che non andiamo sempre in giro con i mezzi imbrattati di fango. Diamo una lavatina anche al peso sperando si lavi. Vediamo. Sì, si sta lavando. Facciamo un po' così. Ok. Posto. Sì, dai, più o meno. Perfetto. E adesso al nostro TS. Già riempiti tutti e due i carri e siamo pronti a partire. Abbiamo, mi sembra, sui 43.000 litri tra un carro e l'altro. E poi ragazzi, direi di mandare un po' avanti il tempo e di passare all'attrebbiatura. Perfetto. Aspettate che ci mettiamo anche già improntati giusti. Infatti, sempre danni. Ok, e uno. Andiamo a prendere il TS, dov'è? Qua. Ci posizioniamo dietro anche il TS, però facciamo così, se no fai i grandi macelli. Ok, CTRL F, chi è? Gino? Gino, Gino, è Gino, è Gino. E partiamo subito. Mettiamo la mappa. Dovrebbe essere vicino al biogas, se non sbaglio. Allontaniamo un po' la visuale. Perfetto, di qua non arriva nessuno e di qua invece sì. Aspetta Gino. Boom. Dai Gino veloce che sta arrivando macchine. Ci sei? Ok, perfetto. E andiamo. Allora, vediamo un po'. Adesso andiamo a girare a sinistra. Qui all'incrocio, in teoria. Quanto in mezzo alla strada sei? Porca miseria. State più in parte, no? Giriamo di qua. Ok, aspettate che accendiamo anche i lampeggianti, eh. Quanto distante è? Forse ho fatto anche il giro lungo, vabbè. Non importa. Giù di qua, no. Ho allungato ancora, mamma mia. Quanto distante sto andando? Eccolo, eccolo, lo vediamo, lo vediamo. Gino è sempre dietro di noi, non funzionano gli specchi su questo trattore. Non sono buono di parlare. È mattina, mi sono svegliato da poco, ragazzi, no, no, non chiedetemi troppo. Allora, vediamo un po'. Giriamo di qua, poi a sinistra, poi sempre a sinistra e ancora a sinistra. Quindi qua a sinistra. Qua stiamo, teniamo sempre la sinistra.
sta attenta. E qua siamo arrivati. Tac. Perfetto. Ci buttiamo qua. Per andare a vendere. Si va di qua. Boh. Andiamo a vedere. Su di qua. Siamo in visuale esterna. E iniziamo lo scarico. E facciamo un po' di soldoni, dai. Esattamente. 16.800 euro. Adesso guarda che andiamo piano, che così facciamo scaricare anche Gino. Un po' più avanti. Gino? Ora un po'. Perché sta andando avanti ma non si muove? Ma dai, ma ti sei incastrato. Vabbè. Mettiamo già la follow. E appena finito ripartiamo per andare a casa. Anzi, porto direttamente al campo 15. No, 14. No, non mi ricordo più qual era di mais e qual era di frumento. Beh, adesso vediamo. Aspettate, che mettiamo la mappa in grande. Sì, allora, di qua andiamo a destra. E poi giriamo a sinistra. No. Sì, sinistra, poi destra ancora e poi sinistra. Quanti giri dobbiamo fare? Sinistra. Ok. Qua c'è il divieto, quindi dobbiamo andare per forza a destra. E eccoci qua al campo. Ci mettiamo qua in parte. C'è in parte? Sì, quando mai? Quando mai? Ok, togliamo la follow me. E niente ragazzi, facciamo un piccolo stacco, mando avanti il tempo così che sia pronta la raccolta. E ci troviamo tra pochissimo. Rieccoci. Ho mandato avanti addirittura di un giorno perché non crescevano più. Allora, andiamo a salutare la nostra Case ragazzi, perché l'avevamo già detto nella scorsa puntata che l'avremmo salutata. Ecco, la sfasciamo anche prima di salutarla. Tra l'altro non l'abbiamo mai usata in serie, ma l'abbiamo usata solo in live, questa trebbiolina. Bella, però comunque è quella di default, quindi direi che possiamo anche venderla. Aspetta, torniamo su R, ok, vendi. Ok, perfetto, ci siamo fatti la bellezza di 130.000 euro. E 500. 8. Ok, adesso andiamo a vedere un po'. Abbiamo detto che prendevamo la classe Dominator per 69.000 euro. Eccoci qua, eccola che è già apparsa laggiù. Con la barra però dell'altra classe, ovvero la Tucano. E questa qua fa 4,2 m, mentre questa fa 4,9 m. È già qualcosina in più, sembra bene. Visto che comunque non è tanto più grossa, direi che possiamo anche prenderla. Carrellino, carrellino, fatemi vedere se è tanto larga da non riuscire a correre per strada. Eccola qua, la nostra Dominator. Se volete, Alex Farmer ha fatto la presentazione, trovate anche il link in descrizione della mod nel suo video. È molto carina, molto giusta per questa... Per questa mappa ha qualche problemino, esempio l'attacco della barra, che anche su quella originale, cioè le due barre sono identiche, solo che questa è un po' più grande. Però l'unico problema è l'attacco. Allora, lì si attacca giusta, no? Qui dove sto indicando.
Il problemino è che manca il Gardano. Eccolo qua, non c'è. Vabbè, non importa, ci accontentiamo lo stesso. Ok, io direi di portarla a casa, non è poi così larga, potremmo anche riuscire a non dover usare il nostro carrellino. Al massimo lo andremo a comprare. Sound veramente ficcante. Molto bello, molto bello. Intanto vediamo di sbrigarci, così da fare tutto. Facciamo la trebbiatura mais oggi. Quindi adesso lascio a casa la barra da frumento e orzo. E prendiamo la barra della cappello, quella della case, cioè quella che usavamo per la case, che tra l'altro è rossa, quindi potremmo anche tenerla rossa invece di comprare quella della class verde, che tanto comunque anche la classe è rossa, c'è qualche pezzo rosso, quindi potrebbe anche starci bene. Allora, la barra la mettiamo qui sotto il portico, insieme alla nostra trebbiolina catorcio. Quindi troppo avanti, un po' indietro. No, ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato tasti. Ok, andiamo a prendere la nostra barra da mais. Andiamo di qua, stavo già passaggio. La barra da mais dovrei averla parcheggiata di là. Tra l'altro, ragazzi, non so se avete visto sui vari siti di mod, è uscito un altro sprayer simile alla nostra bottina qua, un po' più grande, però mi sembra che come gettata sia più piccolo forse, o è uguale, quindi noi teniamo la nostra. Eccoci qua, la barra della cappello, sì, non dà problemi, non sembra dà problemi, quindi possiamo anche tenerla. Ok, partiamo, la usiamo, teniamo rossa, che tanto è ficcante lo stesso. Che non stiamo lì a spendere soldi per cambiare di colore, già ne abbiamo pochi. Oddio, pochi. Per questa serie forse sti soldi qua sono anche troppi, visto che stiamo comprando solo mezzi vecchiotti. Allora, di qua non c'è niente, di qua niente, andiamo. Ci era un pochino però, va. Ci passiamo? Sì. Con l'altra barra non ci saremmo passati. Forse è il caso di prendere il carrettino. La vediamo nella prossima puntata, che magari faremo trebbiatura frumento o orzo, e vediamo un po'. Tac, andiamo qua, andiamo da qua. Tanto facciamo trebbiatura di mais, ma diciamo che, come vedete su sta mappa, il mais non diventa secco secco, rimane sempre verde. Non è molto reale, però ok, ci sta bene per la trinciatura, però per la trebbiatura sarebbe da averlo un po' più secco, però vabbè, ficcante lo stesso, bello lo stesso. Guarda quanti in mezzo sei. Ok, io direi di partire da qua, dispieghiamo la nostra trebbia. Eccoci qua, si apre il portellino superiore, eccolo. Dispieghiamo la nostra barronzola, che tra l'altro dovrebbe essere quella da 6 metri, no, 4 metri, boh, non lo so. Ok, e direi di partire immediatamente. Sentite che roba, sentite che sound. Quanto alta è la barra, però non si abbassa la barra, serio? Non mi si abbassa la barra.
Per quale motivo non si abbassa la barra? Ma dai, ma che triste! Che tristezza! Vabbè ragazzi, andiamo avanti così, fate finta di niente, che poi andremo a... poi andrò a vedere per quale misterioso motivo non funziona. Forse magari mettendoci la sua funziona. Vabbè, finiamo sto campo qua e poi in caso andiamo a vedere. Poi andiamo a vedere. Però ci sta anche una bella screen. Aspettate un attimo, La barra alta ci sta la screen proprio. Là. Scusate, Sapete che sennò io mi dimentico, poi vengono fuori le copertine che fanno schifo. Però preferisco farle così e siamo a posto. Dai, tutto sommato non è male questa trebbiolina, a parte quel piccolo problema che poi andiamo a vedere magari comprando la sua barra se si abbassa o no. Qua tiriamo dentro anche i copertoni del nostro Lamborghini e invece ci siamo dei piloti. No, andiamo a dispiegare già il condotto visto che siamo anche quasi pieni. Condotto che finalmente passa sopra sto carro. Beh, non va dentro però non importa. Ah, molto molto ficcante, molto ficcante. Mi gusta sta trebbia, giusta giusta per questa serie. Questa è anche la nostra Mega Catorcio. Ok, vuote. Dai. Ah. Perfetto. Non so come mai non si abbassa la lama invece. Boh. Poi andiamo a vedere un po' con la sua se si abbassa o no. Andremo di sicuro a buttare via i soldi, lo so già, ma vabbè. Ma vabbè. Allora, siamo a 1300 litri. I lampeggianti in campo possiamo anche spegnerli, che tanto non ci servono. E non sprechiamo corrente per niente. Ok. Tec. Riprendiamo da qua. Perfetto. Se si invece il nostro catorcio ha la sua barra, non me lo ricordo più, mi sembra di no. Non c'ha la barra da mais. E montare su quello lì una barra da mais non mi sembra il caso. La barra nuova. Boh. Potremmo anche provare sinceramente. Dai, ma no. Dai. Oggi usiamo la class. La class. Possiamo anche già ormai pieni. Eccoci qua infatti. Porca miseria. Vi spieghiamo il condotto. Perfetto, andiamo a prendere il nostro Lamborghini. Cos'era quel rumore di sferragliamento lì? Che miseria. Ci mettiamo sotto. Eccoci. Ok. Mi sono ingroppato. No. Ah, bella bella. Mi gusta, mi gusta. Dai però a scaricare. Si sente anche il rumore della coclea proprio che gira. Bello bello. Ok, ripartiamo. E qua è ancora lunga. Perfetto.
Non è perfetto, vabbè, lasciamo là. Andiamo su dopo, casomai. Qui vedete anche le foglie o i residui che escono dietro, qui qua. Belli, belli. Non c'è la choppa straw, cioè c'è ma non c'è, perché essendo mais non c'è, quindi appare già ancora, cioè secondo me dovevano fare che all'uscita venivano fuori tipo le foglie per terra. Dalla barra fino al posteriore della trebbia io avrei fatto campo normale e poi quando usciva dagli scarti posteriori allora apparivano le foglie per terra perché sennò non ha senso. Se guardate, trebbiamo e appaiono le foglie subito per terra, quindi non è molto realistico. Ma vabbè, aspettate, ormai la riempio del tutto. 99 100. Ok, ragazzuoli, io direi di fare uno stacco così noi passiamo anche nell'altro campo e ci troviamo casomai verso il primo scarico, vediamo un attimo come fare. Quindi ragazzi, a tra poco. Allora ragazzuoli, abbiamo quasi finito di riempire anche il secondo carro. Intanto, come al solito, il nostro Gino fa disastri. È Gino? Sì. Ok. Fa le manovre strane, ma non le capisco. Non so che cavolo stia combinando. Ma vabbè. Allora, per la barra originale non ho neanche più guardato perché la barra originale è da 3 metri. Però non mi sembra il caso di usare la barra da 3 metri, se no siamo qua veramente una settimana. Quindi ho deciso al massimo se dobbiamo far mais useremo il nostro catorcio e invece per frumento e tutte quelle altre menate possiamo usare questa classe. Ok, qua siamo pieni, vediamo se riusciamo a riempirci del tutto. Sì, perfetto. Lasciamo qui il nostro caro operaio. Andiamo in recupero anche del Lamborghini. Quindi ci piazziamo qua. Vediamo. E dov'è? Dov'è? Sempre la solita balla qui in mezzo alle balotas. Schiviamo la balla. Quanto ondulamento però. Perfetto, e andiamo a fare il primo scarico a casa. Quindi Ctrl F, Giosualda, ah sì. Ctrl F e via. Ce la fa il nostro TS a tirare questo carro? Sì, dai. Di qua non c'è nessuno, di qua neanche e usciamo. Non metto neanche i lampeggianti che tanto qua adesso giriamo subito. Quindi facciamo ancora strada di campo. E allora, visto che è strada di campo, che ce frega dei lampeggianti. Si consumano e basta. Non so se farvi vedere l'onboard perché è molto. Buoh! Porca vacca, quanto veloce però corri. Vai piano! No, no, via, via, esci, esci, se no qua mi viene su, anche la cena di ieri sera, porca miseria. Ok, speriamo non ci sia nessuno in arrivo, non ho neanche guardato, vabbè. Giriamo di qua. Il serbatoio è pieno della nostra trebbia. Vabbè. Ok, giriamo di qua. Ottimo. E andiamo a scaricare. Quindi, aspettate che intanto fermiamo Gino e Giosualda. Quanto sbagliato ha preso sta curva. Ok. Arretriamo.
perfetto. Là. Tasto I. Andiamo a scaricare. Perfetto. Quanto bello è questo trattore, porca miseria. So che lo uso spesso, ma è troppo bello. Anche se avrei preferito il TL90. Allora, lo scarico dovrebbe essere a sinistra. Tasto 1, mettiamo a destra. Però tocca fare manovre strane lo stesso, perché non riesco a imbucarmi di là. Quindi gira, gira, occhio a cariolo! Gira, gira. Perfetto. Andiamo in retro. Senza beccare il nostro erpice. Perfetto. Quanto storto sono però. Vabbè, può andare anche qua così. Ottimo. Sto scaricando un po' per terra, ma vabbè. Allora ragazzuoli, io direi di fare un'altra breve pausa e ci troviamo tra poco. Vediamo se finire la puntata con la trebbiatura del mais o se fare qualcos'altro, ma penso che come tempistiche forse siamo un po' lì lì là là. Quindi ragazzi, direi che possiamo fermarci un attimo. Io intanto ritorno da Gino e ci ritroviamo verso magari la fine del campo. A tra poco ragazzi. Ragazzuoli, abbiamo finito anche sto campo, abbiamo finito anche il tempo ormai a nostra disposizione. Aspettate, prendo su i due ciuffetti che ho lasciato qui. Siamo ormai arrivati alla mezz'oretta, abbiamo fatto un po' di trebbiatura mais e la vendita. Spero che vi sia garbato lo stesso, anche se non ho fatto mille e mille lavori. Ma se no, come sapete, non mi piace far vedere 50.000 lavori, però facendoli vedere due minuti l'uno che non si capisce più niente. Preferisco far puntate così e fare tutti i lavori insieme. Ok, abbiamo finito anche qua. Allora, abbiamo fatto i due carri che abbiamo scaricato insieme. Poi abbiamo riempito il nostro carro old. E abbiamo il Fliegel che andiamo subito a controllare a quanto siamo. Vediamo un po', vediamo un po'. Da. Vediamo. Beh, intanto possiamo anche richiudere la barra. Tac, barra che non si abbassa. Dopo proverò con la barra originale, quella da frumento, a vedere se si abbassa o no. Ah, finito di scaricare, quindi possiamo anche... Ho sbagliato. Richiuderla. Eccoci qua. Richiudiamo anche il condotto. Perfetto. Vediamo un po'. 7.000, quindi più i 23.000, siamo a 30.000. 70... sui 73.000, 74.000, 73.000 litri di mais. Direi che è più che ottimo. Allora ragazzi, io direi possiamo anche concludere con questa bella montagna sullo sfondo. Direi che per questa puntata è tutto. Come al solito lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete. Noi ci ritroviamo nella prossima puntata. Ciao gente!